Sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, primo tentativo. Però non è stato assolutamente facile. Non mi ha droppato una sega? Bastardo di un tirchio. Alla fin fine abbiamo fatto nel video precedente tutto un giro e mi sono accorto che in pratica la strada riportava esattamente dove ci siamo visti nel primo video. Quindi credevo di aver fatto tanta strada, in realtà ho fatto solo un piccolo giro. Vabbè, frame rate che crolla da paura. Mamma mia. Terribile, terribile. Vediamo un pochettino come siamo messi. Sì, riusciamo ad arrivare a 18. Buono, 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 buono. E con 18 possiamo prendere la nuova armetta. Questa qui, posso? Sì, buono. Vediamo. Siamo molto veloci. Ok. Probabilmente faremo meno danno. Ecco, sti affari qua. Salve, non volevo disturbarla. Non mi piace tantissimo. Diciamo che sposta poco l'avversario, che quindi può continuare le proprie combo. Forse quello spadone che abbiamo utilizzato fino adesso non è male, forse è il migliore. Mamma mia, figlioli. Guardate che paesaggio, che meraviglia, stupendo. Tanta roba. Qua c'è un salto della Madonna che secondo me mi schianto malissimo e non la racconto più. Guardate che figo, è davvero bello grande. Ho notato che non ho la mappa, quindi via via la mappa deve essere, boh, deve essere trovata, presumo. Perché ora come ora sono fuori da quello che è stato, tra virgolette, scoperto. Sono salito qua su, dove questa rupe, dove ho trovato due branchi di lupi. No, mondo crudele. No. Ah, porca boia. Cioè, un conto è morire combattendo e un conto morire così proprio da pistoli, cacchio, da quelle maledette telecamere che non ti fanno più capire quale tastino devi schiacciare. Vabbè, vediamo un po' di capire dove sono sceso, perché adesso sarà anche un problema riuscire a raggiungere il punto per raccogliere le rune, che ne dovrei avere anche abbastanza. E come farò? Non ho modo di scendere, perché se risalgo quassù sono di nuovo alto e quindi non riuscirò a riprenderle. No, 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 buono, buono. Allora, guardate. Me le ha lasciate quassù, molto bene. 4.000, quasi 5.000 rune. No! Indietro, please! Vai indietro! Oh, Dio. Ok. Bene, vabbè, il panorama è bello, ma sappiate che dovete guardarlo da distanza. Mamma mia, che spettacolo! Guardate lì che screenshot da usare come sfondo per il desktop. Bellissimo. Stupendo. Allora, io ho incominciato un po' a girovagare, anche perché mi sono accorto che bene o male col cavallo si riescono a bypassare tutti i nemici. Guarda, così quasi me lo prendo, va. Devo scendere? Scendiamo. Stavo dicendo, si bypassano facilmente i nemici, quindi bene o male, credo che possiamo raggiungere quasi ogni parte della mappa, fondamentalmente. Quindi mi sono detto, boh, andiamo un po' alla scoperta, così. Come avete visto, ho fatto quel bossettino lì, ce l'ho fatto anche al primo colpo, però. Adesso sto usando quest'arma qui, non lo so se è meglio dello spadone, sicuramente più veloce, però con lo spadone tutto sommato mi sembra anche migliore, nonostante questo sia, diciamo, un livello più difficile da usare, richiede maggiori competenze. Vediamo un pochettino. Mi sono aumentato le pozioni della. Sai, questa è la mia vergine. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place,
of tarnished champions, guided by grace. No, a dire il vero, non vorrei. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. E potresti sfiorare anche un po' di più, non c'è problema. Ok, in pratica ci sta dicendo che è un luogo comune dove non si può combattere, via dicendo. Vabbè, chi se ne frega. Allora, a quanto pare possiamo imparare un incantesimo. Vediamo un pochettino. Ah, bisogna comprarli proprio, sti tirchiazzi. Vabbè. Questa è molto basilare, vedete, ci richiede la fede fondamentalmente per le magie, quindi 12, 10... Io sono messo un po' maluccio. Potrei fare questa, che non è... Ah no, questa neanche. 8. Questa, cos'è? Immolazione. Poi qua abbiamo proiezione infuocata. E ci possiamo fare cura urgente, che non mi dispiacerebbe. Proviamo a farci questa. Costa 1000? Si leggo bene, no? Sì. 1000, bene, anche tanto 1000. Ne abbiamo quasi 5000. Proviamo, che dite? Poi non so neanche come si farà ad usare. Sì, vai, compra. E io direi compriamo anche questo per 600, dai. Ok. Direi basta così, però ho già speso troppi soldi. Adesso la domanda è come si faranno ad utilizzare. Oh. Guardate questi cosa vendono. Vendono bellissime armi, molto carine. E costano anche poco, ad essere sincero. Fisico 96, 110, 115, 123, non male, però nulla di particolare in confronto alle armi che abbiamo già adesso. Però belline, belline. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Sì, sì, stringimi pure. Oh, my thanks, great champion. Amico mio. Very warm. Benedizione del baldacchino? Chissà cosa farà. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another, quindi... I will take you in my arms as often as you need. Dobbiamo ogni volta venire qua. Bene, me lo sono girato un po' tutto, però il problema è come faccio a ritornare in mappa, please? Credo che l'unica cosa che ci rimanga è usare la mappa. Vediamo. Sì. Allora, c'è questo qui che sono curioso, sono curioso chissà quanto male fa. Prendiamo il nostro cavallo che ho visto essere, non dico OP, però aiuta tantissimo perché è estremamente veloce e talvolta i nemici non riescono a beccarti. Adesso, giro, ha avuto un tempismo... beccalo! Perché non riesco... Scusi, no, vabbè. Dai, però va giù in frettissima. Oh, pensavo fosse molto più potente. Vergognati. Vediamo cos'è che ci troppa. Pietra del santuario. Boh. Intaschiamo. C'è una roba stranissima qua. C'è una barca assurda. Oppa. Vai. Per fortuna che abbiamo il cavallo. Che siamo... Via. E siamo velocissimi col cavallo. Ci sono tanti nemici però, Comunque ci sono nemici veramente ogni 2x3. Madonna, mi ha dato una remata sui denti. Ci sono nemici ogni 2x3, tantissimi nemici. Bello, bello. Ma scompare, ecco, intanto si teletrasporta, eccola lì. Vai, beccati ste mazzate sui denti. Ah, quindi ogni tot mi attira altri nemici, mi evoca altri nemici e di conseguenza mi ritrovo con una marea di nemici. Presumo.
scappa, 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 scappa. Buono. Quasi fatto. Vai, scappa. Che fa? Nice. Ah, gli ho distrutto quell'attacco che stava facendo, probabilmente. Nemico abbattuto. Bene. Che ci dà? La mazza. Radice mortale. Chissà cosa servirà. Ceneri di militi scheletrici. Questa forse l'abbiamo vista nei quei tanti video di anteprima. E sembra anche figa. Nella mappa ci troviamo qua giù, in pratica. Paesaggi sempre bellissimi, guardate che figo il tramonto. Beh, che spettacolo. Bellissimo. Davanti a noi c'è un animaletto poverino, tutto rachitico. Poi questo non mangia da una vita. Beh, beccamelo. È anche bello potente. I lupi muoiono con un colpo, questi invece... E dai! Questi qua sono già... Pozioncina, pozioncina, mi stanno quasi seccando, eh. Un'altra pozioncina, va. E basta! Mollami! Morto? Buono, buono. Ok, non mi ha rifullato le pozioni, strano. Pensavo me le rifullasse, perché qua in zona non ci sono altri nemici, vabbè. Vediamo un pochettino. Grasso folgorante con legaccio. Vabbè. Robe strane. Non poniamoci troppe domande all'inizio, è meglio non farlo. Cos'è sta roba qua? C'è un muro molto preoccupante. Aiuto, cos'è? Tieni materiale, vediamo. Qua questi fiorellini. Ok. Sta roba qui cos'è? Io ho paura, eh. Posso distruggere? Non posso passare? Non posso passare di qua. Posso bypassarlo? Sì, però vaffanculo. Lì vedo un fuocherello sacro. Ne approfittiamo. Dio, sto posto... Lì c'è un uccello un po' grosso. E non è quello di Rocco Siffredi. Andiamo un pochettino. Scendiamo da sto cavallo. Ok. Così adesso in teoria spawneremo qua giù, che siamo in culo al mondo, vedo. Qui c'è un qualcosina, vediamo di non cadere di sotto. Vediamo, farfalla nascente, ok. C'è un sacco di sti uccelloni, ma che dite, ci attaccheranno? Non mi sembrano simpatici, cioè, ma questo c'ha già il viso da carogna, guarda lì. Qua l'ambiente diventa un po' più cupo, tetro. Qua c'è qualcuno che sta a fa che sta a pregare. Sta marcendo. E vabbè, ognuno fa quello che vuole. C'è chi prega, c'è chi marcisce. Lì dentro c'è qualcos'altro. Aspettate, aspettate. Boli conservanti. Oh, t'ho sentito io, eh. Chi è questo? Mamma mia, che soddisfazione sta mazza. Muori? Ok. Quelle trambate. Qui abbiamo il pozzo dei desideri. No, non c'è nessun pozzo. Vabbè. Ok, quella roba lì, un T-Rex, cos'è? Sembrerebbe quasi un T-Rex mummificato. Un T-Rex non morto, laggiù c'è un bel falò, vediamo un pochettino, ci sono un botto di sti animalazzi che, onestamente, lì c'è anche un stercorario o qualcosa del genere, quella palla dorata, che non ricordo cos'è che droppi, però è roba buona di solito. No, io c'ho paura di andare lì, vediamo un pochetto che succede. Prima di tutto, famosi fuori questo. Au! Mazza che botta, via, 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 via. Turbina o fiamma? Ok, vabbè. Mi ha tolto tantissimo, con un colpo solo. Avete visto quanto mi ha tolto? Fanno male.
Bastardi. Oh, occhio cavalluzzo mio. Qua ti vedo male. Vediamo se riesco. Oh, che attacco. Bastardo. No, 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 questo. Via, via, Dave, scappa, girati. No, devo togliere. Ah, cercavo di scappare, invece giravo sempre intorno a lui a causa del fatto che era agganciato. Oddio. E questi? Porca troia, quanti! Però così è divertente. No, quando mi incastro non è più divertente. Ma che fanno? Non è che esplodono questi, no? Li vedo rossi così. Vabbè, dai, giochiamo a cricket con la testa loro. Allora, è molto molto più dura di quanto pensassi. E come vedete non c'ho neanche più una ticchettina di vita. Sono proprio a zero. Lì c'è quel corvazzo che mi vuole smangiucchiare. E però c'è una cosa interessante. C'è quel carro lì che di solito droppa dei bei regali. Quindi dovrei cercare di arrivarci. Ecco, questo qua. Magari ci vado a piedi così, vediamo. 4-4? Forse non mi vedono. Cioè, cammina pure all'indietro quello. Guardalo, chi è? Ma è quel Jackson della vendetta, ma che roba! Oddio! Oh, scappa, Davy! Scappa, scappa, scappa! Alzati, pistola! Come ha fatto a vedermi? Cavallo, cavallo, cavallo! Che pelo, che pelo, che pelo! Mamma mia, ho perso un anno di vita! Cioè, di solito quando si cammina così quatti quatti i nemici non ti vedono. Vediamo ancora che mi insegue. Allora, io direi riproviamoci. No, mi sta già puntando quel bastardo. Va che roba. Oddio, lì c'è un altro ancora più cattivo. C'ho pure gli occhi rossi, guarda. È un brutto posto questo, figlioli. Guardalo, guardalo. Vediamo se non mi vede, magari. No, è un cane, raga. È un cane enorme. Ok. Però deciditi, o vai o resti, non lo so, una delle due. So già che muoio male qua, eh. Ok. Sembra funzionare. Camminiamo nei cespugli così. Lui era quello che stava più vicino a sto carro, quindi in teoria ci va bene. Ma speriamo che ci sia qualcosa di strafigo qua dentro. Ma no, è qua quello. Dai, dai, via, 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 via. Cavallo, cavallo, via. No, niente, non c'è verso. Niente, mi vede. Corri, 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 corri. Vediamo se riesco a fottere sta roba. Dai, dai, veloce, 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 no, che aiuto! Niente, siamo già disintegrati. Adesso come farò a prendere le mie 6.900 rune? Non lo so. La cosa positiva è che abbiamo aperto il baule, quindi forse, forse, sprintandoci riusciamo. Dov'è che sono morto da sta parte? Devo andare laggiù, ok. Allora, cavalluzzo, vieni. Cavallo da padre dubbio e madre sicuramente vacca. Questo perché è un cavallo un po' strano. Allora, vediamo un pochettino. Dobbiamo cercare di non morire perché se moriamo perdiamo le rune. E 7.000 rune io non avevo ancora mai viste, quindi meglio recuperarle subito. Dove cacchio è? Ah, è qua sotto, attenzione. Io vado di sprint, va. Vai. Ok, rune prese. Corri, 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 corri. Il baule però mi sembra aperto perché vedo. Mappa de oh, che sprint che ha fatto, vai. Va bene, dai, abbiamo almeno preso le rune. Guardali, guardali. C'è quel cazzo di uccello.
Gli mortacci sue. Fammelo aprire, fammelo aprire. Cos'era, una spada? L'ho presa? Sì, l'ho presa, figlioli, l'ho presa, vai. Cavallo? Veloce, veloce, veloce. No, albero bastardo, vai. Ok, fatta, fatta. Bene, bene, vediamo un pochettino che cosa abbiamo preso. Mi è sembrato di vedere una spada, Vediamo... Questa, ok, vediamo un pochettino. Fisico 164, la mia attuale è 109, questa 138, quindi mi serve forza 31 e poi per il resto c'ho tutto. Destrezza E, oddio, che significa destrezza E? Proprietà attributi, so. Ce l'ho? Forza D, destrezza D. Ah no, questo è quello che c'ho già. C E, forza 31, mannaggia. Nuovo livello, vediamo un pochettino, forza forza, 31. Wow, no, ho letto bene, 31? Porcaccia, siamo distanti anni luce. Al massimo arriviamo a 22, niente, lasciamo stare. Io direi di dare uno in destrezza e uno in vigore, in tempra, va. Vediamo. Mamma mia, che postaccio che è questo, cos'è quella roba lì? Salto, Dio, ancora un po' cadevo sotto. I lupi riescono a saltare, eh? I lupi o quelle robe strane lì. Vediamo. Non possono, bene. Ops, ci sono i draghi. Porcaccia. Sperando che non vogliono troppo, che non ci inseguano, filiamocela. Stiamo anche un po' distanti. Zompettino, doppio zompettino. Sì, no, per fortuna non sembra che ci inseguano, ok? No, vabbè, raga, mi sembrava una struttura, in realtà questa è un'ala di un cacchio di drago, guardatelo. Questo mi fa malissimo. Se si accorge di me mi fa malissimo, incomincio a frizzare tutto. Via, via, ci sono anche i draghetti piccoli che comunque sono enormi. Mamma mia, sono tutti incazzati qua. Via, 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 via. Ah, mi stanno togliendo salute, eh? Boh, non lo so. Non so cosa significano quei segni rossi lungo il mio corpo. Sanguinamento, sembrerebbe, boh. Ci troviamo in una zona altissima, guardate. Ah, lì c'è qualcosa, aspetta che ci vado, va. Aia. Cioè, pensavo fosse uno con cui interagire, questo mi fa il culo, lo so già. Aia. Mi ha one shottato. Incredibile. No. Vabbè che ci sono 3,94 rune, eh. Allora, figlioli. Eravamo morti appena dietro il castello, o comunque dietro quel castelluzzo. Lì c'è un respawn, come vedete, giù in fondo c'è una fiammella. E sto enorme coso qua, che io pensavo fosse chissà che boss che mi avrebbe divorato, in realtà, boh, si lascia ferire. Guardate. C'è una barra infinita, sono qua da un 5 minuti circa. Aspettate che cambio arma. Dammi questa, che è più efficace. Guardate, facciamo 121, 183. E gli ho tolto appena appena l'inizio, nonostante tantissimi colpi. Ma sono curioso di capire cosa succede se riesco a ucciderlo. Probabilmente fra un'ora, perché così ci sto davvero tantissimo. Però lui non fa assolutamente niente. Ma soprattutto non arriva nessuno, quindi... sto lì a infilzecchiarlo così tranquillamente. Non lo so se esistono. Magari se posso salire, che ci sono altri punti più deboli. Non credo, eh. No, non si può neanche salire. Gli faccio l'ala, vediamo un pochettino. No, l'ala non la posso beccare.
Vabbè, stiamo qua allora. Ci starò una vita. Ogni tanto sento che si agita. Ha incominciato a sollevare quelle specie di ali. Però non fa assolutamente nulla. Dopo quasi 10 minuti, mi manca pochissimo per 10 minuti. Guardate quanto abbiamo tolto. Avremmo tolto sì o no, forse un 25%? Quindi ci va almeno un'ora così, santa miseria. Ah, figlioli, sono passati 23 minuti e siamo al 50%. Mannaggia. Sta cosa è allucinante. Mamma mia, da quanto tempo che sono qua. Avessi avuto un'arma un pochettino più performante, magari ci avrei messo anche un attimo meno. Ma soprattutto sono curioso di vedere cos'è che droppa. Chissà, magari un'armatura pazzesca, oppure punti esperienza o rune, in questo gioco si chiamano rune. Quindi sono proprio curioso di vedere come andrà a finire. Poi magari non ci droppa niente, allora bestemmierò tanto, ma tanto, partirà un beep da 10 minuti almeno. Ma soprattutto c'ho le dita dei piedi incrociati. Nella speranza che non mi crashi il gioco, anche lì sarebbero bestemmioni. Ok, ci siamo quasi, eh. Rimane poca roba. Sono qui da 45 minuti, 43, diciamo, dai, quasi 45 minuti. Ma cliccare così, mamma mia. Diciamo che la cosa positiva è che non si corre alcun rischio qua, tutto sommato è tranquillissimo, come vedete. Lui non si ribella nemmeno. Stiamo distruggendo un super dragone talmente grosso che neanche riesco a vedere dove è la testa. Dai! Facci vedere cosa ci droppi, che sono curioso. Poi dopo cerco di ricordarmi anche di farvi vedere la mappa, magari. Ok. Refulliamoci un pochettino la stamina. Vai. Vai, dragone! Muorici! Muorici! Malissimo! No, ancora no, non è ancora la sua ora, dai. Vediamo un pochettino. Ormai non c'è più nessuna barretta rossa. Appare come un morto. 4,37, dai, dai, ultimi colpi. Ok, non vuole morire il drago. Non vuole morire. No, non è che non muore, no? Oddio, si muove! È morto? Che è successo? Non c'è più la barra, attenzione. È morto, figliuoli. Wow. Oh my god, guardate quante. 74.290 rune. Un nuovo potere draconico è disponibile alla cattedrale della comunione draconica, che è quella che avevamo visto. Dovrebbe essere quella laggiù, se non sbaglio. Wow. E c'è qualcos'altro, no? Nessun'arma? Io ho paura di andare laggiù perché c'erano i draghetti, quelli piccoli, quelli che però mi fanno il culo. Ah, non ho capito se si tratta di un bug oggettivamente. Allora, prima di tutto vediamo un pochettino dove ci troviamo. Ok, sì, siamo in questa parte estrema della mappa. Prendete come riferimento la periferia qua, qua c'è il respawn e poi qua vicino c'è il draghetto. Fatemi vedere un pochettino se. Adesso non so se respawna questo, onestamente. Allora, a terra sembra che non abbia droppato nulla. Lassù, che cos'è quella roba lì strana? No, sembra un alberello. Allora, non ci ha droppato nient'altro. Non è che sono rimasto deluso perché con tutte quelle rune, mamma mia, adesso mi sparo su un disastro di livelli. Però mi aspettavo che mi sganciasse qualcosa, eh. Sto tirchiazzo di un drago. Ci sono più i draghi di una volta. Vabbè, dai, 40 minuti della vita spesi bene. E tutti i draghetti che fine hanno fatto, scusate? Sono despawnati. Boh. Bene, io quasi quasi uscirei subito per salvare, perché non si sa mai che mi crashi il gioco, poi bestemmioni.
Vediamo un pochettino, nuovo livello. Io queste rune fondamentalmente le spendo così. Mamma mia, 74.290, tanta roba. Allora, cos'è che mi serviva già che non mi ricordo più? Era tempra, forse. Vitalità, badiamoci anche uno di vitalità. Mente, forse per le magie. Poi tempra, forza 21, destrezza 19, va bene. Mettiamo anche un po' di intelligenza, un po' di fede, non so cosa servano, ma diamocele. Io direi che ci possiamo fermare qua. Conferma. Ne spendiamo solo 38.000, dai, più o meno la metà. Va bene, va bene. Molto bene. Mamma mia, che botta di culo aver trovato sta roba. Che oltretutto non c'è neanche nulla di particolare da fare. E quest'arma qui si è rivelata la migliore, nonostante sia la primissima che ci è stata data nel gioco. Per consumo di stamina, per velocità di attacco e per il danno, mi è sembrata la migliore.